pezzi di Peter lavora da cani, ti ho detto di starne fuori. Invece, tu manometti un costume da milioni di dollari per poter sgattaiolare a mia insaputa facendo la sola cosa che ti avevo detto di non fare. Stanno tutti bene? Non grazie a te. Non grazie a me. C'erano delle armi lì e ho cercato di dirglielo, ma lei non mi ha dato ascolto. Non sarebbe successo niente se lei mi avesse ascoltato. Se le importasse qualcosa sarebbe qui di persona. Ti ho dato ascolto invece. Secondo te chi ha chiamato l'FBI? Lo sai che io ero l'unico che credeva in te e tutti gli altri mi dicevano che ero un pazzo a voler reclutare un quattordicenne. Quindicenne? No, ora ti cucci la bocca! Va bene, adesso parla l'adulto. Se fosse morto qualcuno? Tutt'altra storia, no? Sarebbe stata colpa tua. E se fossi morto tu, mi sarei sentito in colpa io. Non voglio avere rimorsi. Sì, signore, sì. Io mi scusi. Le scuse non servono. Capisco. Volevo essere come lei. E io volevo che tu fossi migliore. Ok, non funziona. Devi restituirmi il costume. Per quanto tempo? Per sempre. Sì, è così che funziona. No, la prego. Ridammi. Signor Stark, non capisce. È tutto quello che ho. Sono niente senza il costume. Se sei niente senza il costume, non dovresti averlo, ok? Parlo come mio padre. Non ho altri vestiti. Va bene, ci penso io.